Buonasera a tutti, come tutti i giovedì dalle 9 alle 10 o finché la serata ce lo permette, siamo online. E io intanto mi presento come ogni volta per chi non mi conoscesse e se no intanto saluto tutti quelli che già mi seguono e seguono queste fantastiche dirette. Io sono Elisa De Angeli, una toelettatrice. Mi trovo col mio negozio a Ventimiglia, in Liguria, e amo tantissimo la mia attività ed è per questo che, oltre a fare il mio lavoro con tanta passione, cerco persone comunque specializzate come me nel mio campo o comunque in altri campi, sempre nell'ambito degli animali. Questa sera con me c'è un'amica estremamente speciale, animalista, una bellissima donna, una bravissima donna, una stilista. Cosa possiamo dire? Un'appassionata tantissimo di animali, una creatrice, una persona che tutto quello che fa ci mette il cuore e soprattutto è tutto made in Italy. Questa sera vi volevo presentare Luisa Pregnolato di Dudo Veste Nudo, che fa questi magnifici vestitini su misura per i nostri Sphinx e ovviamente non solo. Ve la passo subito e ve la presento subito. Ciao. Ciao Luisa! Ciao! Ciao, che sviolinata. E io È ti vero! sento la piccola gioia che so che c'erano tante persone che aspettavano di vederla stasera. La Raccontaci piccinella recuperata sabato, mezza cecotta. un po' cosa è successo. Presentaci anche lei, dai. Allora, Gioia è una Sphinx bambino. A circa 6-7 mesi arriva da un allevamento lager, da dove è stata recuperata da una ragazza che conosco in gravissimo stato di denutrizione. L'ha rimessa in sesto, l'ha portata dal veterinario, hanno fatto visite, esami, cure, tutto quello che serviva. La piccinina ha recuperato peso, però purtroppo, come vedi, un occhietto non c'è più. Il veterinario ha detto che si è riassorbito completamente a causa dell'herpes. L'altro occhietto, stiamo aspettando l'esito del tampone oculare. Ci sarà qualcosa tipo la peste bubbonica. Madonna. Speriamo di recuperare qualcosa. Vede qualcosa, qualcosina vede. È buona come non so che. Dici un po' come l'hai chiamata? Ah, sì, gli abbiamo lasciato il nome che gli ha dato la ragazza che l'ha recuperata. L'ha chiamata Gioia e è rimasto Gioia. Perfetto. Beh, gioia possiamo dire che non poteva capitare in mani migliori. Speriamo, Elisa. Sì, che speriamo, speriamo, lo sai che te sei le mani sante. Il Speriamo, dai, cuore è speriamo. grande. Io farò del mio meglio e i miei veterinari pure sono già all'opera. Benissimo. Non so Allora, se si sentono le fusa. no, ancora non si sentono bene. Forse stare in silenzio si sì, aspetta. Sì, adesso si sentono, in silenzio si sentono. Ecco. Allora, Luisa. Sì. Aspetta che la rimetto nella cuccetta, così intanto lei dorme. Allora, noi, vabbè, a parte essere in diretta qui, siamo anche in diretta su TikTok, quindi doppia diretta. No, non vuole stare nella cuccia. Vuole stare con la mamma? Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua. Vediamo la mamma. Intanto possiamo vedere sulla piccola Gioia già una tua creazione. Sì, ma tu sai che i figli del calzolaio hanno sempre le scarpe rotte, per cui è stata fatta in fretta e in furia per lei, perché non avevo niente di così piccolo, perché i miei Sphinx in realtà sono tutti dei ciccioni giganti e di piccolino così non avevo niente di pronto, per cui ho preso un avanzo di tessuto e l'abbiamo coperta. Vabbè, pian piano c'è il tempo per tutto, Esatto. no? Allora, Lu, vogliamo tutti sapere come è iniziato questo tuo sogno nel cassetto e come mai si è avverato. Ci racconti tu qualcosa? Sì,
Si è avverato piano piano, in realtà è iniziato in una maniera molto triste, con una malattia e un intervento chirurgico importante, in conseguenza del quale, ho perso il lavoro, perché per mille motivi. Ti lasciano a casa perché pensano che tu non sia più in grado di lavorare come prima, forse perché la malattia spaventa. Comunque sono rimasta a casa, ma non è stato poi alla fine un male. Un piccolo passo indietro. Durante il periodo di malattia, ormai penso che lo sappia tutto il mondo, il mio Dudo è morto. Era affidato insieme agli altri gatti a una cat sitter. Io dovevo stare in ospedale 5 giorni. Sono rimasta in ospedale alla fine 20 giorni durante il primo ricovero e la cat sitter non si è accorta che Dudo non mangiava. E quando siamo rientrati a casa c'era ben poco da fare, per cui lui l'ho potuto vedere solo gli ultimi 3 giorni e non c'è stato proprio più niente da fare. E ho sempre realizzato abitini per vestire il mio Dudo, intanto che facevo l'altro lavoro. Io ero un'infermiera, lavoravo in uno studio dentistico. Erano i primissimi anni di Facebook e mettevo le foto di Dudo. Erano i primi Sphinx che si vedevano in Italia e allora c'era chi diceva: ma che bello, ma ce l'ho anch'io quel micio, che bello quel vestitino, dove l'hai preso? I primi abitini che facevo li regalavo. Durante il periodo di riabilitazione, che sono rimasta a casa, ha iniziato a così a crescere c'era sempre più richiesta. Allora ho detto: perché no? Non ho lavoro e ho iniziato a farmi pagare. Anche perché un conto regalarne uno, un conto regalarne due. Poi sappiamo le creazioni belle che poi. Iniziavano a chiedermi, anche perché poi effettivamente erano belli. A un certo punto mi sono detta: ma perché non tentare? Poi io sono una molto pignola, molto rigida, molto fiscale, no? Per cui quando le richieste hanno cominciato a essere di un certo tipo, ho detto: no, io non posso fare le cose in maniera non corretta. Io la notte voglio dormire tranquilla. La mattina voglio guardarmi allo specchio e avere la coscienza pulita, per cui ho aperto la mia ditta artigiana. Non mi occupo solo di vestire gli Sphinx, vesto anche i cani, anche mici pelosi ogni tanto hanno bisogno del mio aiuto, magari per situazioni particolari, degenze post-operatorie, ogni tanto anche qualche umano. È capitato di vestire anche qualche umano di taglia piccola, però molto piccola. E poi quando mi avanza qualche ora, un minuto, mezz'ora, mi piace fare qualcosa anche per me. Io, come tutte le donne, ho la passione delle borse, per cui mi creo, mi realizzo queste borse lavorate a maglia, metto degli inserti in pelle che o trovo già fatti, li compro sul web, oppure me li taglio, me li faccio io, me li preparo io. E così. Ed è stato veramente come aprire il cassetto dei sogni, perché nella vita ho sempre pensato che un giorno avrei voluto fare qualcosa solo per me. Sai, quando dici: non voglio dover più dire grazie a nessuno, posso per favore. Io ora dico grazie, ma quando dico grazie ringrazio i miei clienti. Quando dico
Per favore, lo dico ai miei clienti, ma non a un datore di lavoro che non ti gratifica, non ti guarda neanche in faccia, ti trattano come se tu fossi invisibile. Guarda, essere il datore di lavoro di me stessa penso che sia una grossa soddisfazione, veramente. La soddisfazione. La soddisfazione, soprattutto lavorando, beh, il laboratorio è in casa mia, no? È una stanza di casa rigorosamente chiusa, inaccessibile a nessuna bestia, perché Oh, sbaglia solo che entrino lì. Però lavorare da casa mi permette di seguire anche i miei animali. Ne ho due con l'HCM, di cui Darky è in stadio finale, però per il momento con i farmaci teniamo botta. Poi ho qualche altro miciotto anziano e così ho modo di stargli dietro e ho modo anche di seguire la casa quando avanza tempo, che in genere non è avanza anche un mai. modo di fare tutto il bene che comunque tu tieni sempre nascosto, perché comunque tu non sei una persona a cui piace far sapere, ma io lo so. E questo tempo ti permette anche di aiutare tutte le colonie feline che aiuti, tutti gli animali malati che aiuti, tutti i vestitini che mandi a tutti gli animaletti che hanno bisogno delle tutine, o comunque dei vestitini per stare al caldo per problemi gravi di salute, quindi nel senso questo ti fa tanto onore come donna, come persona, perché è bello quando uno nella vita ha qualcosa ma fa anche del bene. Penso che sia una cosa importantissima, perché comunque siamo tutti qua per uno scopo, no? Ognuno ha il suo scopo, no? Sulla terra. Chi aiuta le persone, chi aiuta gli animali, e tu, il tuo è uno di questi, no? Cioè, no, non avresti neanche tutti sta famiglia di pazzi come la mia a casa, no? No, In quanti infatti, siete no, adesso no, no, infatti, ma tu mi conosci, sai che io sono più per i fatti che per le parole. Non mi piace voi? No. Infatti l'ho perdere. detto io. Infatti l'ho detto io, al tuo posto, l'ho detto io perché sapevo che tu non l'avresti detto. Esatto. C'è la Cinzia, ho visto la Cinzia. Ciao Cinzia! Aspetta, vediamo intanto se c'è scritto qualcuno. Sì, ci saluta. Cinzia, buonasera ragazze, buonasera. Ma allora, ti faccio una domanda. Allora, facciamo che io non ho mai comprato da te, ok? Facciamo. Come funziona? Vedo tu dove stai nudo, vedo tutta la sfilza di roba che fai, vedo magari altri Sphinx di proprietari che indossano tuoi vestitini e tutto. Come funziona? Esatto, vedo Allora, tu con quel vestitino. funziona che se tu vai sul sito o se vai sulla pagina non troverai il tastino clic compra tanto asettico. Funziona che tu sei obbligata a contattarmi. Nel Ok. momento in cui tu mi contatti, mi spieghi, mi dici le tue esigenze e io ti guido nel prendere le misure del tuo micio, il peso, perché a parità di peso un gatto può essere più lungo e più magro o più corto e più grasso. Il peso mi serve per capire se le misure sono state prese correttamente o se ci sono grosse discrepanze. Viceversa, le misure mi servono a verificare che il peso sia corretto. E tu mi dici come fai e io ti dico, ormai è l'esperienza. Dopodiché, in base se è un maschio, se è una femmina, se in casa tua c'è tanto caldo, se vivi invece in una casa dove c'è freddo,
ti guiderò nella scelta del tessuto più appropriato. Una cosa che dico sempre però a tutti i clienti che ormai sono degli amici è: mi raccomando, anche se noi li vediamo con gli occhi dell'amore, non dimentichiamoci che sono gatti. Quindi il vestitino sì, ma mai, mai, mai tenerglielo indosso H24, perché loro hanno assolutamente bisogno, hanno l'esigenza, sono gatti, di leccarsi, di toelettarsi, di stare nudi. Quindi il vestitino, magari, che ne so, dobbiamo andare dal veterinario, fa freddo, oppure sono in macchina, c'è l'aria condizionata, oppure a casa ho l'aria condizionata perché fuori fa caldo, allora fin tanto che accendo l'aria condizionata, magari gli metterò la maglietta, o magari vado fuori al lavoro tutto il giorno. Gli metto la maglietta, poi però quando torno la sera lo spoglio, lo lascio nudo, verrà a letto con me senza vestiti, starà bello nudo. Quindi bisogna imparare anche a gestire la questione vestiti. Esatto. E poi una volta scelto il tessuto che è più adatto alle esigenze tue, del tuo gatto, ma che piace a te perché deve soddisfare i nostri occhi, nel giro di, a seconda se è un momento dove ho tanto lavoro o un momento dove ho poco lavoro, nel giro da pochi giorni a un massimo di un paio di settimane, ti arriva il tuo bel pacchettino a casa. Funziona semplicemente così. Anche per esempio per le cucce, se tu non vuoi vestitino, ma vuoi un sacco nanna, ti faccio scegliere tra le varie combinazioni di colori, di tessuti. Idem per le navicelle. Così, funziona semplicemente così. Quindi non è come tutti i siti dove fai clicca che comunque non c'è neanche dialogo perché prendi, punto, è già fatto, fatto, finito. Tu crei proprio i fatti, nel senso tra noi, oltre che vabbè, gli Sphinx e tutto, è nato anche proprio per questo, nel senso i vestiti, proprio perché tu hai questa magia, non lo so come la possiamo chiamare, questo feeling che dai subito con la persona, proprio lo fai sentire a proprio agio. Gli spieghi, come hai detto te adesso, tutto quello che riguarda tessuti, quando è giusto metterli lì, quale forse è meglio scegliere, tutto qua, e poi niente, tu li segui passo passo. E questo lo fa, oltre che vabbè, stilista e tutto, proprio un'amica. E tu in questo caso qua sei tanto amica ed è molto bello quello che fai, perché non è un sito come tutti, nel senso. Quando clicchi che mi Esatto, cosa parli con Dudo. e nel tempo sono diventata la zia Dudo. È bellissimo perché nel tempo si è creato proprio un rapporto di amicizia con tante, tante persone, anche se magari non ci siamo mai incontrati fisicamente, però con alcuni, ci si telefona, ci si confida, ci si racconta ed è come se ci si conoscesse da sempre. Con tante persone si è creato un rapporto meraviglioso e soprattutto questo mio lavoro mi ha permesso veramente di conoscere persone stupende, compresa te, ovviamente, perché senza dubbio non ti avrei mai conosciuta. È vero. No, io di questo sono proprio molto contenta, anche perché, vabbè, io a Luisa, oltre vestitini, comunque gli chiedo proprio consigli anche sui gatti, perché lei, avendone tanti e tutto, comunque è una persona di cui mi fido ciecamente. Raccontami un po' a casa, quanti ne hai di banda in generale, solo gli Sphinx? Allora, la banda dei nudi con l'arrivo della piccola Gioia è arrivata a 6. Ciao Olivia, che Ah, è la sorella di Dudo.
Ah, potete. La sorella della cucciolata dopo, quindi ha adesso 12 anni. Dudo, se ci fosse ancora, avrebbe quasi 14 anni. C'era la Pizia, ma la Pizia, poverina, ormai non c'è più. E ci sono poi Macchietta ed Archi, che sono nati da me qua in casa mia. Sono stati la loro mamma è stata, diciamo così, recuperata in una maniera un po' rocambolesca da dei pazzoidi. Vabbè, che te lo dico fa. E sono nati qua da me. Dopodiché, Macchietta ed Archi sono rimasti qui. La loro mamma, insieme a uno dei cuccioli, è andato da una mia amica. E l'altro, il quarto cucciolo, erano quattro maschietti. E cercavamo, non sapevamo, non potevamo tenerli tutti. Alla fine, tramite un'amica, abbiamo trovato un ragazzo, che l'ha adottato. Prima che l'adottasse, questa cosa è bellissima e te la devo raccontare. Prima che l'adottasse, sia io che la mia amica gli abbiamo fatto il terzo grado, gli abbiamo chiesto persino il 740, ma veramente l'abbiamo trattato malissimo. E questo ragazzo è sempre stato paziente, carino, spiritoso, ironico. Insomma, è venuto da Genova fino a Verona. Per farsi conoscere, per conoscere il gatto, e non era nemmeno sicuro che gliel'avremmo dato il No, gatto. un santo. Vuoi sapere com'è finita? Lui e la mia amica si sono sposati. No, se non è destino questo, Esatto. se non è destino E questo. quindi il micio è tornato a vivere con la mamma e con l'altro fratello. Purtroppo, e questo lo sapevamo dall'inizio, perché la micia mamma era, cioè, è ancora viva, era già all'epoca HCM positiva, i cuccioli erano tutti e quattro con HCM e il cucciolo genovese l'11 di dicembre ha avuto una crisi ed è morto. Darchi anche all'HCM a stadio finale, non sappiamo quando sarà questa fine. Nel frattempo è sotto terapia che seguo scrupolosamente e per ora sta bene. Macchietta, anche lui HCM non così grave, sta prendendo solo gli antiaggreganti. E la micia mamma e l'altro fratello sono sotto terapia, non sono gravi, però sono tutti con questa malattia. E anche qui purtroppo non ci si stancherà mai di dire quando prendete uno di questi mici, ma qualunque micio di razza, chiedete i documenti, chiedete i test, informatevi sulla razza prima. Andate a conoscere almeno 3-4 allevamenti prima di. Poi è chiaro, uno vede una foto di un cucciolo, si innamora e quello deve essere quello a tutti i costi e poi ci troviamo di fronte a problemi, a casini e quant'altro, come anche questi. Ecco. Anche perché un animale malato costa un boato di veterinario, eh? Oltre al dispiacere di vedere un animale che sta male. E poi ci sono Yuri e Walter, che sono di un'amica allevatrice, c'è stato un periodo in cui non stava bene e è stata ricoverata per problemi al cuore e in quel periodo aveva due gatte che stavano partorendo, una aveva appena partorito e l'altra doveva partorire. Mi ha chiesto aiuto, per cui le due mice hanno partorito da me, cioè una ha partorito da me, l'altra è arrivata con la cucciolata appena nata, e di questi due piccolini io mi sono innamorata e così sono rimasti da me, l'amica allevatrice, per, diciamo così, ringraziarmi del lavoro, ha
anche perché i cuccioli sono tornati da lei a 2 mesi con i vaccini, sono tornati tutti a casa loro e allora me li ha lasciati piccoletti. E quindi, Oltre loro, oltre a perché loro c'è Agostina, un'amica europea, tigrata, un'amica milanese. Lei è venuta da Milano a Verona con me a 14 anni. Poi, ci sono i due neri, Leonida e il Poppy. E poi c'è la Scappi, che è un'amica invisibile, poverina, anche lei è vecchissima. Lei si chiama Scappare e il nome ti dice già che carattere ha la gatta. E Esatto. fine della compagnia. Ci sono Apollo e la Pippa. La Pippa è la Chihuahua figlia di Satana. Tremenda. Video. Esatto. E Apollo è un meticcione che subisce, poverino. Un pollo, Apollo il pollo. Apollo il pollo. Oh, per fortuna viviamo in campagna, quindi c'è spazio, ci sono campi, la casa è grande perché insomma c'è spazio per tutti. Se tu entri in casa mia non ti rendi conto perché vedi forse due gatti, non li vedi gli altri. Ognuno ormai c'è i suoi posti, ha le sue postazioni. Esatto, ma no, ma sono tutti tranquilli a dormire. Diciamo che è comunque un impegno perché se devi tenere gli animali li devi tenere bene, quindi la mattina, tutte le mattine e tutte le sere se ne va almeno un'ora a pulire. Perché o li tieni bene e li tieni nel pulito o non li tieni. Perché poi i risultati. Sì, guarda, quando mi hanno raccontato come è stata recuperata, mi si è stretto il cuore, cioè mi ha detto questa ragazza che è entrata da questi personaggi, che tutti i gatti erano nelle gabbie, che c'era una puzza di pipì da non poter respirare, tutti i gatti magri, impestati, tutti col raffreddore, tutti. Mi si è stretto il cuore veramente. Questo per business, perché tanta gente purtroppo ancora nel 2022 non gliene frega niente dell'animale, ma gli frega solo, cioè vedono praticamente al posto dell'animale, vedono banconote, punto. Poi Sì, le esatto. Poi al posto delle condizioni, ma chi se ne frega tanto, lo devo vendere, no? Ma nel 2022 sembra una cosa, cioè veramente, credo manco nella preistoria una cosa del genere. Sai cosa, Elisa? Il problema è che spesso questi personaggi non riesci a fermarli. Perché anche se vengono fatte denunce, 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 riescono sempre in qualche modo, cambiando città, cambiando posto, ricominciano tutto da capo, sempre. È tristissimo. È una cosa brutta. Guarda! Succiava qualcosa. È tenerissimo! Adesso quando è che ce l'hai lei? 2 giorni? 2 giorni che è con te. È da sabato sera. No, no, quindi un po' più di 2 giorni. Oggi è giovedì, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, 5 giorni. Ma Sembra che ce l'hai da una vita, guardala. Una scimmietta sembra. perché è tanto buona lei, è veramente, è dolce, è timida, ti segue come un cagnolino. Devo anche stare attenta quando cammino perché me la ritrovo in mezzo ai piedi. Patatino. Sì. Patatino. Quanto ha di tempo adesso? Quanto Sei, ha? Giovanissimo. 7 mesi. I dentini sono quelli definitivi e sono nuovi, belli bianchi, quindi tra i 6 e i 7 mesi. I molari sono belli aguzzi, appuntiti, li ho provati ieri mattina. C'ho un dito che meglio. Esatto. E quindi sono quelli nuovi, giovani, i molari. Ma come ti ha fatto per una pastiglia? Per cosa? Allora, sì, gli stavo dando l'antibiotico prescritto dal veterinario. E, sai, lei non la conosco ancora, no? I miei gatti li conosco tutti, conosco le reazioni di tutti, so come prenderli e come infilargli le pastiglie in gola, perché ai gatti li devi infilare in gola, se no non le prendono.
Lei poi con queste zampe corte non riesce a brancargliele perché sono troppo corte. Allora, con una mano gli ho preso la testina e piano piano gli ho aperto la bocca. Mi sono preparata per ficcargli, cioè, renditi conto, per ficcargli il dito in gola. Lei, poverina, ha girato la testa. Io non ho voluto mollare la pastiglia perché doveva mandarla giù. Appunto, Lei ha girato la testa e ha chiuso. portando via tipo questo è il dudo di dito che se ne va. Esatto, ho avuto mezz'ora di passione intensa. Poi Madonna. sul polpastrello il sangue non si ferma. Un male, ma un male, Vabbè, dai, t'ho già timbrato, diciamo, ormai un male. sei Non ho qui. neanche, esatto, non ho neanche potuto arrabbiarmi con nessuno perché. Con chi ti arrabbi? Ti Esatto. arrabbi, poverino. Vabbè, prendi e porta a casa. Allora, abbiamo un messaggio per Luisa. Allora, Luisa è un grande esempio di imprenditoria italiana. Grazie, Ti ha messo un Fiamma! Vedi, ti amiamo tutti, tutti, tutti. Poi c'hai un sacco di saluti. Colella Tommasina scrive buonasera e complimenti. E Ciao Tommasina! poi Fiammetta scrive la pizia con un cuore. Quindi la pizia è rimasta proprio nel cuore anche lei, eh. Sì, la pizza era proprio carina, era poverina, aveva una serie di sfortune, però era simpaticissima perché quando tu la prendevi in braccio e gli grattavi il sedere, delicatamente, e lei iniziava a chiacchierare, parlava e faceva di quei discorsi incredibili. Infatti era la pizza gnammi gnammi. Ogni tanto Facebook mi ripropone i suoi video. Era quella un po' scurina, no? Di pelle, che magari Esatto, era una blu torti. Quando ti ripropone certi ricordi Facebook è proprio una stretta al cuore. ti danno tanto, ma quando se ne vanno ti lasciano tanto, mamma mia. Ti lasciano proprio un vuoto incolmabile. Sì, anche per dirti, Dudo, sono a giugno saranno 10 anni, ma è come se fosse ieri. Diciamo che il tempo semplicemente lenisce un po' il dolore, però la mancanza la senti, ti rimane sempre quella sensazione di amaro in bocca. No, no, è vero, è vero. Beh, la stessa cosa anch'io del mio cagnone nero, per carità. Cioè, quando vedi video o comunque un suo pensiero, sono scoppi di lacrime. Sono cose che non, secondo me uno non può dire il tempo passa, cioè il tempo ti aiuta. Se hai amato qualcosa, ogni sua cosa che te lo ricorda ti fa star male. Perché è così, perché l'hai amato, se non l'avessi amato allora è un altro discorso. Sì, rimane una nostalgia molto profonda e senti proprio la mancanza. Ma Dudo, è stato il tuo primo Sphinx? E Dudo è stato il mio primo Sphinx, sì. come ti sei innamorata di questa razza? Così. Così. L'avevi visto da Come qualche parte. penso ci si è innamorati tutti, no? Da una foto, da un articolo sul giornale, da un qualcosa. Pensa che Dudo è arrivato in un momento un po' particolare della mia vita. E io mi sono trasferita da Milano nel Veneto nel 2009. È stato un anno un po' faticoso. Quando mi sono trasferita qui, e vabbè, ovviamente perché mi sono risposata, ho trovato lavoro subito ed ero andata a fare una sostituzione di maternità.
Mio marito Andrea, in quell'anno lì invece aveva perso il lavoro e quindi era un anno pieno di dubbi, pieno di incertezze, ce la faremo, non ce la faremo. Io poi, in quanto donna, sono molto ansiosa. Lui invece è sempre stato molto sereno, molto tranquillo, diceva non ti preoccupare, vedrai che ce la facciamo. E infatti lui poi ha trovato un altro lavoro, ma prima, oddio, adesso ho un flash col tempo. Comunque, a fine 2009, sì, a fine 2009 lui ha trovato un altro lavoro e io ancora no, però tra dicembre 2009 mi era apparso un annuncio di uno Sphinx che veniva ceduto ed era già un po' che facevo il filo a questa razza, ero su alcuni forum, leggevo, mi informavo su siti americani. Ho risposto a questo annuncio chiedendo informazioni. Mi ha risposto una signora molto gentile, raccontandomi di questo micio, che a poche ore dalla nascita la mamma, nel prenderlo in bocca, l'aveva bucato, per cui era stato male, era stato curato, perciò non lo vendevano a prezzo pieno, ma chiedevano una cifra irrisoria. Ma loro cercavano però una famiglia speciale per questo gatto. E vabbè, in quel momento non potevo permettermi neanche la cifra irrisoria che chiedeva, per cui le ho risposto dicendole: signora, io la ringrazio tantissimo, non voglio farle perdere tempo assolutamente. In questo momento la mia situazione è questa, glielo dico co con onestà, non mi sembra giusto far perdere tempo. Beh, quella signora mi ha risposto e mi ha detto: io sento che lei è la persona ideale per questo micio, venga a prenderlo. E così Rosanna è diventata una delle mie più grandi amiche, una donna meravigliosa a cui tuttora, anche se ci vediamo poco, anzi, da quando c'è il Covid che non ci vediamo più, però ci sentiamo. È una donna splendida a cui voglio un bene dell'anima e a cui sarò riconoscente in eterno per avermi affidato quel micio. Quando io sono andata a prendere Dudo, era la prima volta che vedevo uno di questi gatti in carne e ossa. Vabbè, Un è stato amore, che te lo dico a fare? colpo di fulmine. È stato amore. È stato amore. E Dudino è arrivato, cos'era, dicembre 2009. A gennaio io ho trovato lavoro. A febbraio abbiamo cambiato casa. E da lì in poi sono successe un sacco di cose belle. Per cui quando io dico che questi gatti sono magici, è vero. Perché quando ti entra nella vita una di queste creature, porta cose Esatto. meravigliose. Poi, vabbè, un po' bisogna crederci, no? In queste cose. L'importante è crederci sempre. Però è vero, sarà stata una combinazione, sarà stata una coincidenza, ma da quando lui è arrivato le cose hanno cominciato ad andare bene, a prendere una piega diversa, pur sempre con le difficoltà quotidiane, con problemi grandi, con problemi più piccoli, ma sempre, con una via di risoluzione, sempre con il sapere che qualsiasi cosa si presentasse, avremmo potuto superarla. Ecco, questo ti portano queste creature qua. Sì, è vero, ma poi la riconoscenza che hanno è qualcosa di... Mamma mia, è vero? Le cozze sono. Eh? Fanno fuori le dita. Perché non ti fanno fuori le dita? Vero?
Esatto. Pensa che Dudo in fin di vita, mio marito l'aveva portato dal veterinario, io ero a casa che manco stavo in piedi, e mentre il veterinario gli faceva un prelievo, ha passato la mano da parte a parte a mio marito e al veterinario. Non ci credo. Pensate, pensate. E quindi non Poverino. aveva neanche forze né niente, cioè. Povero Dudone. Fatto attivo. Oh, ci scrive qualcuno? Allora, aspetta che non l'ho visto io. Allora, Sì. probabilmente, allora, Marina che scrive, probabilmente dell'arcobaleno la pizza ha vegliato sulla tua vicina in braccio. Che carina. Mi sa di sì. Mi sa che Marina ha ragione. Non ci lasciano mai neanche quando se ne vanno. La mia cara amica Giulia Martina, una piccola domanda: io sono allergica al gatto. Questa razza fantastica dà allergia visto che è pelo nudo? Allora, sì, nel senso che l'allergia molte volte non è data, anzi, il più delle volte, non è data dal pelo, ma da un enzima che i gatti hanno nella saliva. E lo Sphinx non è esente da questo enzima, ce l'ha anche lui, lo rilascia sulla pelle mentre si lecca, mentre si pulisce. Il mio consiglio è provare, no, non nel senso di prendersi il gatto e poi se non va, do via il gatto, ma Marti, vieni una volta a casa da me. esatto, Anzi, tu ti addosso e vediamo. vai a casa di Elisa e provi a stare un po' in compagnia di questi gatti, oppure trovi un allevamento nella tua zona, chiedi la gentilezza di poter andare e stare un'oretta a casa loro. Oddio, siamo in periodo di Covid, quindi Sicuro. è un po' difficile. Diciamo che c'è una razza di gatto che è totalmente priva di questo enzima nella saliva. Cos'è, il siberiano? Norvegese. Eh? Dovrebbe essere il norvegese. Sono ignorante, a me mi sembrava che fosse il Che adesso siberiano, sì, ma sto zitta perché sono ignorante. mi Però sembra se si è allergici, si è allergici, punto. che non è il pelo, esatto, ma è un enzima proprio che c'è nella saliva. Alisal, ciao da Onyx, Pearl, Ruby e Alicia da Malta. Wow! Alicia. Ciao Alicia, ciao, un bacione ai tuoi gatti bellissimi. Martina, sì, vengo a casa tua. Marti, ti aspetto, così veramente proviamo questa cosa qui. Niente, questi gatti sono fantastici. Come sei anche fantastica, tu sei unica, da Maria Luisa Ferrara, che ti manda. Ciao Maria Luisa, grazie, che carina. Vogliono tutti bene, Lu, tutti. Beh, magari starò sulle palle a qualcuno, eh. Non si può piacere sempre a tutti. Ma chi se ne frega? Ma Esatto, non si può infatti. piacere a tutti. Dipende che con la nostra coscienza, no, siamo a posto, siamo tranquilli e andiamo e ci addormentiamo bene. Esatto. Il resto, Insieme a loro. esatto, che è la cosa più bella, no? Eh sì. Ma lo sai che io faccio una cosa strana, no? La sera, quando vado a dormire, perché magari ho un gatto, però mi mancano, io ne ho tre, no, di Sfinse, e magari mancano gli altri due. Io scendo, anche se mi sono già messa sotto le coperte, li vado a prendere, cioè devono essere lì, capito? Non riesco a dormire. Sì. E tu lo sai le volte che magari io sono già a letto, l'Andrea sta venendo a dormire, è lì che magari si sta infilando il pigiama e lo costringo ad andare giù a vedere se sono tutti sotto le coperte e come mai Walter non è ancora venuto su, ma Yuri dov'è? L'hai visto? Ma la Bibi, l'hai coperta la Bibi? E Walter dov'è? E Macchietta e Darky se non È vengono un su? santo anche lui. Allora lo rimando giù e lui, poveraccio, va giù, va a controllare, va a coprire tutti. E
E poi è inutile perché in tempo zero, come spegniamo le luci, sono tutti fuori dalle coperte, salgono su, vengono a letto. Madonna. Quindi anche voi, nel senso, dormite proprio comodi, no? Molto. Ah, ok, ecco. Molto. No, questo volevo sapere. Ormai ho la spalla sinistra completamente disarticolata. La spalla destra, che vabbè, ciao. Esatto, aspetta, ci abbiamo Andrea Vebbo, povero marito, Esatto, ma lui, sì, grande assolutamente. Andrea, sei un santo. Bello anche questa cosa che si è commentato da solo. Esatto, si commenta da solo, vero Andrea? Fantastico. Allora, aspetta, abbiamo un messaggio da Cinzia. Infatti, ho fatto così: una mia conoscente mi ha portato la sua Sphinx e abbiamo giocato per qualche ora insieme. Nessuna reazione, così dal 2018 vivo con gli Alvareste, che vestono solo ed esclusivamente Dudu veste nudo. Sì, perché tu lo sai chi sono gli Alvareste? Sono Alvaro e Oreste. Ah, gli Alvareste! Ma No. certo, c'erano i Ferragnez, adesso ci sono gli Alvareste. No, però siamo una comunità fantastica, eh. Cinzia è una personcina meravigliosa, veramente. È una donna stupenda. Ciao Cinzia, ti voglio davvero tanto bene. Allora, Mirko Benedetti ci dice: è bello vedere che siamo collegati tutti con i nostri piccoli alieni in braccio. Ma Ciao. io in tutte le dirette ce li ho quasi sempre. C'ho Cannella che viene e che va perché lei è solo ed esclusivamente attaccata a me, no? Lei è l'ultima che ho adottato, no? Mentre mio marito, che a casa siamo positivi col Covid, no? Quindi c'è anche a casa mio marito e di là nel letto. Quindi gli altri due fetenti sono già sotto le coperte nello scaldotto, capito? Perché se no, di solito quando faccio le dirette, mio marito è giù e tutti i gatti ce li ho qua, no? Però c'è solo Cannella perché, infatti viene e va, c'è solo Cannella solo perché lei, finché non vado io a letto, lei non ci va. Lei l'ho presa che aveva 7 anni, sarà 2 anni adesso che ce l'ho, perché non potevano più tenerla a casa, ma è dolcissima, è una cozza, è proprio una cozza, ed è di una riconoscenza sta gatta allucinante. Cioè, tutti, Guarda sono, eh? lei, Esatto. Cioè, da lei ce l'hai da 5 giorni, 5, 5. Ma di cosa vogliamo parlare? Ma no, veramente. ma era così anche già sabato sera, ma vabbè, guarda. Come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa, infatti? Ah, guarda che ne arriva un altro. Aspetta, vieni, Macchio. È arrivato Andrea, 4-4, ha aperto la porta. Vieni, vieni, Macchio, c'è il ciccione. Ah, va. È bello grosso. Lo vedi? No. No, aspetta. Aspetta, ho visto un'orecchia spuntare. Aspetta, prima che demolisce tutto. Eccolo! Aspetta, sei saltata. Non ti vedo più. Ok, ci sei. Ti vedevo. Vai. Oh, Madonna! È macchietta. È macchione! È macchione, aspetta. Facciamo come nell'Expo. Eccolo! Porca vacca! È come Nanu! Madonna, è come il mio cicciazzo, guarda lì! Ehi, Macchio, guarda, Macchio, Macchio, sono 8,5 kg di gatto. Una mortadella, questo non è un gatto, è una mortadella. Colore più o meno è quello. Madonna. L'ho messo E lui giù perché pesa un po'. quanto tempo ha lui? Dunque, Macchietta, che è il fratello di Darky. È nato il 20 marzo del 2013. Ecco, tipo, quando a lui gli fai i vestitini, no? In Italia sai che ci sono le taglie. In America ci sono le taglie americane, per lui fai d'uso taglie americane. Per lui faccio una taglia mortadella. Oh, Madonna. Dov'è? Comunque,
sono Ecco, così perché sono delle fogne, eh? Cioè io non so se ecco. sono No, allora, sfondate. Machietta è proprio grande, lui è proprio grande, è lungo e alto. Poi sicuramente è grasso, però è proprio un gattone, ha una struttura molto grande lui. No, i miei sono delle fogne, cioè io te lo giuro, delle cose che a volte penso, cioè non mangio io, tipo magari della verdura che non mi piace, della frutta, questi, ma ogni cosa che mangi veramente, sai tutti i versi che fanno loro con le zampe, no? Te lo giuro. Senti, Eli, vengono nel piatto ad assaggiare quello che mangi tu? Sì, quando mio marito E non mi piace. se tu cerchi di mandarli via, loro arrivano con la zampa così dentro nel piatto. Fanno proprio così. Maleficiali. Oppure quando li metti giù, perché magari a volte poi diventano insistenti da morire, che magari veramente non puoi neanche mangiare, li metti giù, li vedi con sta zampa che sale sulle due zampe che ti chiama, così come per dire: oh, mi hai messo giù, ma sono qui, mi dai qualcosa? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono più educati i miei cani dei gatti, te lo giuro. Cioè, i cani stanno composti, ti guardano, stanno seduti, dicono: vabbè, questi mi hanno insegnato che se siamo seduti ci arriva qualcosa, no? I Ma io... miei gatti, No, mamma mia. sono proprio invadenti, non riesci a fare nulla, tipo vai in bagno, dove sono i tuoi Sphinx? Non lo so, non lo so dove vuoi che siano. Bagno con te, fai il bagno, sei nella vasca, dove sono i tuoi Sphinx? Così dal vetro? Perché tu hai il vetro, no. Il vetro sono così. Cioè io ce li ho seduti sul bordo della vasca, non tutti, perché ci sono quelli che proprio non gliene frega niente, però i curiosi, cioè sono lì sul bordo della vasca, tipo i gargoyle, hai presente? Ecco, sono lì. Cucini, stai cucinando, stai tagliando qualcosa di appetitoso. Dove sono i tuoi Sphinx? Ah, immagino in un'altra stanza, non ovviamente attaccate a noi, no? Esatto. Sì, non gli interessa sapere cosa stai cucinando, vero? Non so se anche lo fanno. C'ho il maschio, quello che hai visto all'inizio del video, Nilo, no? Io prendo i sacchi di crocche da 12 kg, no? Comunque li prendo belli grossi perché mi conviene, no? Quando lo prendo, magari lo metto un attimo in casa, devo svuotarlo nel contenitore, no? Quando non lo faccio, lui lo sai cosa fa? Si apre, si inizia a fare, sai, a proprio a mordere sto sacchetto da farci il buco. Cioè, ma ci fa un po' Lo buca e si tira fuori le crocche. la testa ci mette, non se le tira fuori, va lui direttamente. Che vedi il sacchetto che si gonfia e si sgonfia perché sembra che respiri pure il sacchetto. Cioè, sono assurdi, assurdi. Mio Tremendo, tremendo, tremendo. amico ha dei carissimi amici che sono in Valtellina, no? E lì fanno come si chiama, la bresaola della Valtellina. E ci avevano regalato per Natale un sacchetto di carta con, saranno stati 8 kg, non so quanto, no? Cioè, c'era tipo un tuo gatto dentro di Quanta te ne è rimasta? cosa me ne. No, ma no, tu non sai cosa ha fatto. Noi non ce ne siamo accorti per almeno una settimana perché c'era il sacco di cartone, no? Di carta e dentro questa cosa qua. Cosa ha fatto lui? Da dietro ha fatto il buco al sacchetto, che quindi da davanti non si vedeva. Un genio. Lo giuro, da dietro si mangiava la. Oh Madonna, cosa che adesso vedo? Oh Madonna, non mi viene più la. Adesso mi viene la soppressata, La la. Ecco, bresaola. brava, la bresaola. Praticamente poi ce ne siamo accorti perché ha detto: mangiamola, no? Adesso sono 2 settimane che lì la mangiamo, no? Andiamo a aprire sto sacchetto, c'era. La bresaola doveva essere così, era. Au! Io non so quanta ne avrà mangiata, ma ce n'erano veramente 8 kg.
Non ti sei chiesta come mai magari lui durante il giorno non mangiava le crocche? Mangiava, è quello il problema, che mangiava. Cioè, te Marchio. lo giuro, io spero che siano solo i miei così, cioè, non so No, dire ma se... se possono rubare qualcosa, rubano, eh. Quello che possono, rubano. Ma sono delle fogne. Aspetta che c'ho un'occhietta in giro. Ah, là, là. Sono proprio delle fogne. Sono tremendi. Però, cioè, ti fanno morire. Cioè, il mio, ad esempio, senti questa. Mi sono trasferita dopo che ho conosciuto mio marito, mi sono trasferita qua e gli ho detto: guarda, l'unica cosa, io ho cani o gatti, nel senso, se prendi me, prendi tutto il pacchetto, no? Lui non aveva nessuno, quindi immaginati, vabbè. Arriviamo a casa, ci stabiliamo 2 o 3 settimane dopo che ci siamo stabiliti. Io non andavo a pensare a questa cosa qua perché ho detto: ma figurati se mai lo farà con una porta d'ingresso, no? Dormiamo tipo 3 di notte. Sai quando dormi ma senti tanto troppo forti dei rumori esterni? Che comunque sai, la casa di notte è tutta chiusa. Vabbè, cosa succede? Gli dico: guarda che c'è la porta di casa aperta, la porta blindata aperta, no? Che cosa aveva fatto il maschio? Che lui è bravissimo, lui si riesce a aprire le porte, no? Completamente lui salta, le maniglie se le apre. Aveva aperto alle 3 di notte la porta blindata di casa. No. Siamo usciti, io ho detto: mizzica, i ladri, sai, non andavo adesso a pensare al gatto, no? Anche perché una porta blindata, sai, la maniglia è pesante. Usciamo di corsa, torce, cani, eh? Come usciamo? Un metro più avanti chi c'era? Il gatto. Miau! E adesso non abbiamo più maniglie, ma noi a casa abbiamo solo pomelli. Beh, noi a casa, perché anche noi abbiamo quello che apre le porte, no? Le maniglie delle porte delle camere sono tutte girate, cioè non sono in verticale, ma sono tutte in orizzontale, perché c'è Darky che salta, si attacca e apre le porte. Come Nilo, uguale, allucinante. Tutte, tutte così. Le zanzariere, il frigo, come si chiamano, i cassetti, di tutto si apre questo gatto, è qualcosa di allucinante. E lui però fa la pipì nel... Marchio, vieni giù, dai, scendi. Scusa, E lui c'è una. fa la pipì nel gabinetto. Ah, no, quello Nessuno no. gliel'ha insegnato, te lo giuro. Infatti, ogni tanto quando c'è la signora delle pulizie che viene a casa a darmi una mano, mi dice: signora, che fortuna che ha. E io, se lo imparassero tutte e tre, non useremmo più la lettiera, però Dai, solo vieni lui fa. giù, opera, vieni. No, non viene, non salta. Mortazzo. Il ciccione, sì, dai ciccionazzo, vieni ciccionazzo, oh, ciccionazzo, vieni. Mamma. Oh, che bello che è. Ecco ciccionazzo, vai, vai dal papà, vai, aspetta che lo mandiamo di là. Lo sai che abbiamo raggiunto un'ora? Sì, Ah, sì? abbiamo già raggiunto un'ora. È Oh. volata. Mi hai fatto anche tantissima compagnia. Sì, eh. Vuoi ancora dire qualcosa? No, Beh, la dico però. io. Se qualcuno di voi che ci ha seguito, che ci segue, che ci seguirà, perché tanto poi sarà una diretta registrata che andrà anche su YouTube, che non avete mai comprato dei vestiti Dudo Veste Nudo, fatelo. Fatelo. Fatelo anche perché se Dudo Veste Nudo lavora, Esatto. può continuare a occuparsi di tanti amici che dipendono solo da lei. No, invece una cosa voglio dirla e ci tengo ad approfittare della tua simpaticissima diretta, oltre per ringraziarti, voglio ringraziare davvero con tutto il cuore tutte le persone che hanno fiducia nel mio lavoro, che a volte devono aspettare anche un po' di giorni per ricevere le loro cose. Ma voglio davvero ringraziarle perché tornano, perché hanno di nuovo fiducia nel mio lavoro e perché soprattutto sanno che se ogni tanto magari sbaglio qualcosa, perché siamo esseri umani e solo chi non fa niente non sbaglia mai,
sanno che rimedio in tempo velocissimo e riesco ad accontentarli sempre, a soddisfare tutte le loro aspettative. Ecco, ci tengo davvero tanto a dire grazie con tutto il cuore a tutte queste meravigliose persone, Esatto. oltre che grazie E di cosa? Grazie a te. a te. Della Grazie. compagnia, delle chiacchiere, delle risate. E grazie a te per aver comunque preso questa opportunità, nel senso di avermi dato a me l'opportunità di poterti fare questa intervista, di parlare, di ridere, di scherzare, perché questo è anche il bello della vita. Far vedere il mio dito morsicato, guardate, guardate. Avvicinalo bene, avvicinalo bene. Ma è ciccione, guarda, guarda. Madonna, ce li hai i denti, non c'ha gli occhi, ma i denti. Guarda, guarda, guarda. Timbro, timbrata, basta, sei sua, da oggi sei la suddita, basta. Adesso appena chiudiamo, vado a fare un bel pacchetto di Gento all'imbeta. Esatto. Ci scrive Maria Luisa Ferrara, siete state stupende. Grazie Maria Luisa, sei tu che sei bellissima. Ciao e baci ai miei, specialmente alla new entry, Marina. Marina, sarà fatto. Adesso appena mi tolgo il rossetto, vado a sbaciucchiarla tutta. Io, Lu, davvero non so come ringraziarti per aver voluto partecipare. Mi ha fatto veramente tanto piacere, sono onorata perché sei una persona splendida, perché oltre veramente, ripeto, a fare delle magnifiche creazioni e comunque è una persona, dubito che qualsiasi cosa gli chiedete, se può, vi aiuta e cerca veramente a 360 gradi di rendervi felici facendo le sue creazioni e non solo. Lei, grazie a queste creazioni, fa veramente tanto, tanto del bene. Ecco, guarda, guarda chi è arrivato. Nilo, quello che parlava. Eccolo. Anche lui è bello. Pancione. Sarà ancora la cosa qua dentro che gli naviga. La bresaola. Oggi non mi viene in mente Bresaola, ma sarà il rilascio del Covid che dicono che i cosi sono un po' perdita di memoria. Cancella i neuroni. Madonna, vabbè, non mi sono mai drogata, non ho mai bevuto alcol, niente, è il Covid che mi deve levare tutto, Ma pensa. Non neanche una canna da giovane. si può dire. Senti, prima o poi vengo in Liguria, ti vengo a trovare. Ti prego, ti prego, veramente. Mi piacerebbe veramente tanto, perché comunque, per chi non lo sapesse, io e Lu ci conosciamo solo virtualmente. È vero, però Vero? da un sacco di tempo. Esatto. E guarda, per qualsiasi cosa io ho bisogno veramente sugli Sphinx, chiedo prima a lei e poi a tutto il resto del mondo, nel senso veterinari, però i consigli subito su da chi andare, come comunque, dove sbattere la testa e tutto, gli chiedo sempre a lei. Ti ricordi quando ti avevo chiamato disperata che ti avevo detto: ho adottato questa gattina, cosa faccio qua? Nessun veterinario mi sa dire dove sbattere la testa. Mi Mamma mia. ricordo. Io mi ricordo ancora che ero in giardino con sto telefono, così io dire: oddio, cosa faccio, poveraccia. Mi ricordo, però alla fine è andata bene. Eh sì, cioè alla fine me la tengo così com'è, non ci sono cure. È così, ma lo sai benissimo anche tu c'hai gli herpes virus, no? È così. Ma sai, alla fine, diciamo che quasi tutti i gatti hanno l'herpes virus, no? Solo che in alcuni è latente e in altri, per motivi di stress, che può essere preso freddo, una qualsiasi cosa, abbassa le difese immunitarie, si manifesta. Se viene curato bene, questi sintomi regrediscono, rientrano e non succede niente. Se non viene curato, viene trascurato. Purtroppo poi succedono quelle cose. Esatto. Perché cronicizza e ciao. Esatto. Però Leggo. mi raccomando, sempre andate dal veterinario, perché col fai da te, per carità di Dio. Vero. Ciao Mirko, grazie. Spero che ti abbiamo fatto compagnia con le nostre
risate e con la bresaola dell'Elisa mangiata dal suo gatto. Da Nino, vero? Nino combina guai. Vai, va. E c'è ancora l'ultimo messaggio. Martina, non vedo l'ora di conoscere i tuoi gatti ieri, così mi prendo uno anche io. Bellissima serata, complimenti. Grazie, Marti. Grazie Martina, buonanotte anche a te. Allora, niente, lui è arrivato il momento di salutarci, almeno per questa diretta. Tesoro. Ti Grazie. ringrazio veramente dal profondo per la milionesima volta, grazie, grazie mille, mi ha fatto veramente tanto piacere passare una serata con te. E grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito e ci seguiranno. E per qualsiasi cosa, se avete bisogno perduto per chi non la conoscesse, contattate su Facebook Luisa Pregnolato oppure Dudo Veste Nudo, giusto? Esatto. Sia su, la trovate su Facebook, su Instagram e su internet. Esatto. La troviamo ovunque. Esatto, mi trovate ovunque. È una prezzemolina. Esatto, quindi non vi può sfuggire lui. Elisa, grazie, ti do un bacione e ti auguro una buonanotte. Grazie anche a te e auguro anche una buonanotte a tutti voi. Grazie di cuore a tutti e alla prossima. Ecco, solo una cosa. Per chi ci stesse seguendo e a Cani, giovedì prossimo ci sarà una diretta sempre dalle 9 alle 10 con un dottore specializzato che parleremo della leishmaniosi, come curarla e come riconoscerla. È davvero, davvero importante perché ha scoperto un suo metodo che può aiutare anche animali veramente in condizioni un po' gravi. Quindi, nel senso. Chi ci segue avrà il piacere, è una bella cosa. Molto. Sì, grazie Ciao Nelly, un a tutti. bacione, ciao tesoro, ciao, ciao a tutti. Ciao.